Nuova organizzazione, nuova struttura, Presidente Sebastiani, per il settore giovanile, è presentata questa mattina alle KK Hotel, soprattutto perché il Pescara crede molto, continua a credere nel settore giovanile, nonostante qualche norma aiuti poco. Sì, lo dicevo prima nella presentazione, noi abbiamo inteso rilanciare. Probabilmente l'idea poteva essere esattamente il contrario, cioè quella di dire lasciamo perdere il settore giovanile, perché purtroppo le norme nel calcio molte volte vanno al contrario e probabilmente molte di queste norme vengono fatte da persone che non hanno mai visto un pallone, perché io non posso ragionare in maniera diversa. Ma qual è la cosa che la fa arrabbiare sulle nuove norme nello specifico? Ma se tu prendi un bambino dalla scuola calcio che ha 4 anni e lo fai crescere, lo porti fino a 14 anni e poi questo gira i tacchi, ti saluta e se ne va, e allora poi dopo ci lamentiamo che i procuratori acquisiscono forza, che i giocatori sono viziati, che i ragazzi devono fare un percorso di crescita. Nelle società organizzate, come lo siamo noi, perché lo dico con orgoglio, noi siamo una società organizzata nel settore giovanile, e non è possibile che io faccio tutto un lavoro e dopodiché mi trovo con un pugno di mosche in mano. Sostanzialmente delle monache oggi sarebbe potuto andare dove voleva dopo un anno di contratto col Pescara. E allora a questo punto io che lo faccio a fare del settore giovanile? Non lo faccio né dal punto di vista economico né dal punto di vista della crescita del ragazzo che mi può arrivare in prima squadra. Perché purtroppo, non essendo il grande club che ha un appeal diverso, è evidente che il ragazzino attenzionato dalla Juventus gira i tacchi e va alla Juventus. Nuova organizzazione brevemente del settore giovanile, a cominciare dal presidente. Sì, il presidente è una figura per me importante, è un pensiero che avevo già da qualche tempo. Volevo solo trovare la persona giusta. E perché? Perché deve essere uno vicino al settore giovanile, attento a quelle che sono le problematiche e attento ad intervenire immediatamente sia come problematiche che come opportunità. Marco Tortora. Marco Tortora. E chi è Marco Tortora? È una persona che io conosco tanti anni, conoscevo il papà di Marco, è una persona che ritengo capace, è una persona che ha fatto anche lui ha esperienze in questo mondo ed è una persona che ci aiuterà tantissimo, perché dovrà essere il trade union tra il settore giovanile e la prima squadra e dovrà essere quello che sarà pronto a cogliere, ripeto, tutte le opportunità che possono dare i ragazzi del settore giovanile, ma anche a risolvere anche le problematiche del settore giovanile, perché non è che sono tutte rose e fiori. Ci sarà chiaramente Bankowski, che è sempre al suo fianco, i direttori Bocchetti e Dell'Icarri, Londrillo, che oramai è qui da 10 anni, e ci sarà la novità di Falconio, che gestirà i delfini, quindi diciamo i più piccolini, che poi arriveranno ad essere i calciatori del Pescara. Tortora, presidente, flash obiettivo. E far bene con i giovani. Noi abbiamo l'obiettivo di crescere questi nuovi ragazzi, di far sì che prosegua il discorso del Pescara Calcio ormai intrapreso da oltre 10 anni, e di poter dare sempre nuovi calciatori alla prima squadra. Ci stiamo riuscendo, la macchina funziona in maniera esemplare, le sfide sono sempre nuove e molteplici, però siamo qui per cercare di risolverle.